Ciao! Lo so che vi sono mancata, ma ecco qui un altro unboxing. So che state pensando che praticamente è già aperto, unboxato. No, sono arrivata a casa e l'ho trovato direttamente così. Unboxing questa volta da un caro amico, uno scambio, l'ennesimo. Come potete vedere, Sinner. Quindi, Andrea Simonetta. E lo andiamo ad unboxare insieme. Tutto col pluriball, pacco enorme, per quel che doveva arrivare almeno. Povero pluriball. Quanto cazzo gliene hai messo? Addio. Ecco, già comincio a vedere una cosa che non ci dovrebbe essere. Pluriball. Una deck unshaped. Cinque strati. Mi divertirò a sciaparla. E poi la mitica Sinner dello Shape Pain, lunga 100 mm, larga 32, come gli avevo richiesto bicolor white e yellow più dedica. Tutte le scritte sul pacchetto, in ogni pacchetto potete trovare una Sinner deck, un wrong way tape, 4 adesivi Sinner più 2 adesivi wrong way, 2 pivot caps. Ogni tech è fatta con vari strumenti, molta attenzione, molto tempo e grande passione. E questo lo sappiamo. Medesima scritta in inglese. Mi dispiace, ma lo devo rovinare, purtroppo. Però non tutto, magari. Ogni deck è ben sigillata, altre due graffette gliele potevi mettere. La deck è sciapata magnificamente, i buchi sono drittissimi. Lucidatura uniforme, non so quanto si possa vedere. Assurdo. E poi la dedica che mi tengo per me, non ve la leggo. Wrong way tape, adesivi wrong way, wrong way, wrong way, wrong way, pivot caps che, cioè, se fossero Stati Uniti mi sarei potuta fare un braccialetto tranquillamente. Un bordello di adesivi Sinner 3 6, 8. E poi un regalino particolare per me, ovvero il legno. Partiamo da acero e mogano per deck. Nora me lo mangio il legno, guarda. Mi devi spiegare come lo dovrei aprire ora. Cioè, non lo potevi imballare meglio. Ah, ok, è praticamente legno per fare due decks, perché sono 10 strisce di acero e mogano. Ammazza. Questo lo rimettiamo qua.
Adesso andiamo ad aprire le essenze. Queste non sono per deck. La serie l'unboxing durerà un casino solo per aprire il legno. Che è l'extra, tra l'altro. La serie ora si distrugge. Pure con adesivi Sinner, Anthrax e Geko. Nella mia ignoranza non ho idea di che essenze siano. Però sono tutte essenze particolari. Cioè, alcune anche mai viste. Ok, no, questa l'ho vista. Questa mi ispira un bordello. In totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 essenze diverse. Cioè, una falegnameria praticamente. Mi sembra di aver abbozzato tutto. Oh, qua c'è il mio legno. Ehi. Quindi non devo abbozzare altro. Ringrazio Andrea sentitissimamente, si dice così, sì. Ringrazio Andrea. Grazie. E spero che ti piaccia la deck che ancora devo fare. Ciao!